stiamo facendo niente, stiamo sistemando i biglietti, okay. Quelli rossi, quelli gialli, okay, quelli verdi. Bene, bene. 10, 15, guarda, 15. Sta arrivando giusto qualcuno. Oh. Ciao! Ciao! Quanto costa il biglietto? Allora, sono 10 euro per venerdì, 15 per il sabato e 10 anche la domenica. 5 euro in più per il posto tenda. Va bene. Ma l'anno scorso mi sono trovato bene qui. Bene. Posso pagare con le conchiglie? No, non in conchiglie, solo in contanti. Ah, sì, perché tanti. Non c'è connessione internet. Ok. E per il posto tenda cosa comprende? Il posto tenda comprende il posto per la tenda. Poi ci sono i bagni chimici e poi troverai dei punti acqua in giro. E all'info point cosa trovo? Le informazioni e il merchandising. Va bene, grazie. Prego. A few minutes later. Ciao, come funziona il discorso dei biglietti? Allora, per la presenza solo il venerdì il biglietto è verde. Se invece vieni solo il sabato hai il biglietto rosso. Se invece vieni solo la domenica è giallo. Se vuoi stare qui tutti e tre i giorni con la tenda e dormire qui, ti diamo subito il braccialetto giallo da indossare rigorosamente al polso e non da tenere in tasca. Va bene. Cazzo. More moments later. Ciao. Ciao. Posso entrare con questa? No. 2 hours later. Ehi, ciao, ma ciao. Posso entrare con questo? No! Many hours later. Ciao, ma posso entrare con il cane? Sì, però solo al guinzaglio. Ah. Few moments later. Che posso entrare con questo? No, non è possibile introdurre armi da taglio irregolari. 15 minutes later. Ciao. Nel mio plan abbiamo tante casse di birra, possiamo entrare? No, lattine niente, né bottiglie. O le travasate in bottiglie di plastica o qui non entrano. 3 days later. Ciao, ciao. Allora, com'è andata la storia qui in biglietteria? Tutto fantastico, è andato tutto bene. Una cosa importante anche, che sono arrivate diverse mail di richiesta per i disabili. I disabili, sia il disabile che l'accompagnatore pagheranno il 50% del prezzo del biglietto. E ricordo anche che i bambini sotto i 12 anni non pagheranno nessun biglietto, nel senso che entrano gratuitamente. E ancora un'altra novità per quest'anno, ci sarà qui in biglietteria un QR code. Quindi se qualcuno ha difficoltà a guardare il programma, a scaricarselo da internet sul nostro portale, ci sarà comodamente qui il QR code. Basterà visionarlo, inquadrarlo e avranno il programma di tutta la manifestazione. Altro da dirvi non abbiamo che vi aspettiamo a fine maggio, 26, 27 e 28.